Cari amici di Due Ciapetti con Federico, benvenuti in questa nostra nuova puntata, la puntata serale del martedì che oggi dedichiamo al mondo della scuola. In questi giorni, infatti, si stanno chiudendo le lezioni nei vari istituti, svolte ovviamente con la didattica a distanza, e poi ci saranno alcuni studenti, ma anche docenti, che saranno impegnati negli esami, insomma, che si apriranno a brevissimo. E oggi vogliamo un po' fare un bilancio di questo anno scolastico molto particolare, sicuramente indimenticabile per tutti, che ha visto un brusco stop per l'emergenza coronavirus. Quindi le scuole si sono adoperate con la didattica a distanza, che ha avuto i suoi limiti per la mancanza del contatto umano, ma anche tante possibilità, nuove possibilità di sviluppo che potranno essere utilizzate anche in futuro. Lo facciamo parlando con alcuni ospiti che ci raggiungono in videocollegamento da parte del liceo Vieux-Seux. Abbiamo dei docenti che vi presento subito. Partiamo dalla professoressa Camilla Berio, docente di latino e greco al classico. Benvenuta, professoressa. Buonasera. Proseguiamo sempre col corpo docenti, la professoressa Barbara Rusponi, docente di italiano e latino nel corso scientifico e del corso scienze applicate. Benvenuta professoressa e ben ritrovata. Grazie. Ci eravamo già incontrati sì. In una trasmissione. A volte ritornano. Grazie, volte buonasera ritorna. A tutti. Ovviamente con noi ci sono anche degli studenti. Iniziamo a presentarli, Ida Ceccarelli della classe quinta A del liceo classico. Ciao Ida, benvenuta. Salve. Abbiamo poi Francesco Barberis della prima A del liceo classico. Ciao Francesco. Buonasera. E abbiamo come sesto ospite Luca Memeo della quinta C liceo scientifico. Ciao Luca, benvenuto anche a te. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, iniziamo questa nostra chiacchierata. Abbiamo detto che faremo un po' il punto su questa didattica a distanza che ha caratterizzato questi ultimi mesi dell'anno scolastico, un anno che ho definito indimenticabile per più aspetti. Professoressa Berio, cosa dire allora? Questa didattica a distanza, che esperienza è stata? Allora, a me piace ricordare prima di tutto che noi siamo animali sociali e quindi la didattica è certamente fatta di presenza, è fatta di condivisione, è fatta di cooperazione, è fatta di sguardi, è fatta di emozioni e soprattutto per quanto mi riguarda è fatta anche di togliere e non di aggiungere. Però detto questo, quella didattica, la didattica in presenza è la vera scuola. Ma se non ci fosse stata la didattica a distanza, noi questi ragazzi li avremmo perduti. Perché io più volte mi sono chiesta che cosa sarebbe accaduto se un evento così disastroso come quello dell'emergenza coronavirus, se fosse accaduto, che ne so, anche 30 anni fa, 20 anni fa, sì, anche noi meno. Ragazzi li avremmo perduti completamente. Quindi secondo me questa didattica, questo procedere per acronimi a me non piace. La scuola degli acronimi in questi anni ci ha un po', a volte un po' ossessionato. E devo dire che DAD è proprio un acronimo di rara bruttezza. Detto questo, ben venga la DAD e io sono felicissima che ci sia stata questa esperienza, perché in questo modo sono riuscita a mantenere un legame e un contatto con i miei alunni. Ma sì, sicuramente se l'emergenza coronavirus fosse appunto accaduta, ma neanche troppi anni fa, insomma, tutto questo non sarebbe stato possibile e aprirà sicuramente dei fronti importanti anche per il futuro. Sentiamo la professoressa Rusponi in merito, cosa ne pensa? Ma io ho una visione un po' combattuta di questa didattica a distanza, perché anche io, come la professoressa Berio, sono tendenzialmente un animale sociale, quindi amo il contatto con i miei alunni e trovo che la didattica in presenza sia insostituibile, perché si attiva un processo di brainstorming quando si fa lezione che è insostituibile. Io spesso entro in classe col progetto di spiegare alcune cose e esco che ne ho spiegate altre. E seguendo gli interessi, seguendo la discussione del momento, e tutto questo devo dire che la didattica a distanza l'ha un po' sacrificato. Poi, vabbè, per carità, ancora grazie che c'era.
Peraltro è stata anche una grossa opportunità perché ci ha insegnato molto, sia a noi insegnanti che ai nostri ragazzi. Io penso che abbia, come dire, aperto veramente nuove strade, nuove vie, ci abbia portato a ripensare anche la didattica in un altro modo e anche ad approcciarci a tecnologie di cui francamente molti di noi non sospettavano neanche l'esistenza. Per i ragazzi credo che sia stato importante, almeno questo è il feedback che ho da alcuni genitori che mi hanno scritto e che appunto ci hanno ringraziato per aver mantenuto questo filo diretto costante con i ragazzi. Era tutto sommato la nostra lezione a distanza era l'unica parvenza di normalità in una situazione che assolutamente normale non era. E quindi anche i ragazzi, secondo me, ne sono usciti responsabilizzati e soprattutto hanno imparato una cosa che prima davano, forse non ci facevano tanto caso, che la scuola è importante anche per loro. Beh, è stata una risposta importante quella della scuola in questo momento, anche a livello psicologico, come diceva la professoressa, insomma, di farsi comunque sentire vicini, coinvolgere i ragazzi in un momento di chiusura totale. Quindi ha avuto anche degli effetti importanti. Sentiamo allora i nostri ragazzi. Partiamo da Ida. Come hai vissuto questa didattica a distanza? Un'esperienza sicuramente molto particolare. Sì, molto, molto particolare, sicuramente inaspettata. Infatti all'inizio c'è stata una grande confusione da parte nostra, da parte dei professori, da parte un po' di tutti, perché non avevamo mai fatto una cosa del genere, anche perché col fatto che siamo un liceo non c'è mai stata la necessità di magari fare qualcosa online, streaming, cose, cioè perché comunque l'insegnamento che dal liceo è più classico, diciamo, nel senso della parola, nel vero senso della parola. E quindi sicuramente all'inizio c'è stata un po' di confusione, però sicuramente è stato alla fine, come diceva la professoressa prima, l'unica vera connessione con la normalità che avevamo, perché comunque senza le lezioni mattutine, dove comunque mancavano sicuramente il contatto scolastico, il dibattito, che praticamente non c'è stato, però comunque hanno scandito il tempo di questa quarantena che altrimenti non probabilmente saremmo tutti impazziti senza le lezioni a distanza. Quindi, insomma, confermi quello che ha detto la professoressa, ha avuto anche un effetto di unione in qualche maniera, seppur a distanza, anche tra compagni di classe. Sì, cioè unione nel senso sì, uniti nella difficoltà sicuramente. Francesco, cosa dici tu che sei in prima, insomma, hai avuto un battesimo che rimarrà nei libri di storia nel futuro, insomma, questo periodo. Beh, scusate. Fantastico. Avevi già i commenti in diretta. Logicamente nessuno poteva prevedere una cosa del genere, quindi all'inizio, come diceva Ida, c'è stata moltissima confusione, nessuno poteva immaginarlo e per i primi mesi è stato proprio un tira e molla con i vari programmi che magari non rispondevano per la troppa domanda in quel periodo e avanti così. Però quando comunque sia, diciamo, le acque si sono un po' calmate, potessi scegliere, logicamente mi butterei sulla didattica dal vivo, perché è insostituibile. Io come ragazzo ho bisogno di stare proprio, non la trovo sul serio scuola se non riesco a stare con altri ragazzi. È un po' però più fredda, certo. Certo, però allo stesso tempo mi rendo conto che sia stato davvero un bene, perché a pensarci senza questa, come faceva prima notare la professoressa, senza questa non ci sarebbe stato proprio un minimo contatto tra di noi. E penso che ciò possa aprire anche delle nuove strade, prima impensabili, anche per magari tutti quei ragazzi che ne so, a seguito di un incidente o a causa di una disabilità sono costretti a casa. E a questo punto questa potrebbe essere anche un'opzione valida per appunto integrarli all'interno della scuola nuovamente. Beh, intanto io vi avviso, non ci saranno più allerte meteo dove si salterà un giorno di scuola, mi sa, a questo punto, perché quando avremo l'allerta che dirà domani, che poi alla mia epoca era domani piove,
oggi si dice domani c'è allerta, state a casa, ecco. Però non sarà più così. Luca, intanto tieni in alto la bandiera dello scientifico, perché io vengo dallo scientifico, quindi insomma parteggio per te in questo momento. No, scherzi a parte, dimmi anche la tua impressione su questi mesi vissuti davanti ad uno schermo del computer. Allora, a mio parere la didattica a distanza è stata una vera e propria prova, una prova per noi studenti, per i professori di adattarci, perché alla fine, come abbiamo studiato in questo percorso scientifico, si adatta a colui che, cioè si salva colui che si adatta. Di sicuro è stata una prova non sempre facile, perché soprattutto nelle prime settimane, quando c'era ancora quel dubbio se saremmo rientrati o meno, non sapevamo proprio come approcciarci alla didattica a distanza, perché a scuola banalmente non si usa il cellulare, nel momento in cui siamo a casa di fronte al nostro computer, magari con la telecamera spenta, abbiamo il nostro telefono di fianco, una distrazione subito pronta a distogliere l'attenzione dalla lezione. Una cosa che ha di sicuro aumentato la nostra capacità di apprendimento è stata la concentrazione nel dire ok, non uso il telefono, non rispondo al messaggio, mi concentro su il programma e sullo studio, e di sicuro è stata una cosa che ci ha salvati mentalmente nella situazione di lockdown. D'altra parte, una cosa che a me è dispiaciuta molto della didattica a distanza è che nel momento in cui ci troviamo nella stessa stanza dal mattino alla sera, dovendo anche lavorare, non abbiamo più quello smacco, quello stacco che ci dice ok, ora sono tornato a casa, non penso alla scuola, o meglio studio e poi ho le mie cose da fare. Invece era un po' un non staccare mai da quello che è l'ambiente scolastico, ma non per una scelta nostra o dei professori, ma proprio per una cosa fisica. Siamo bloccati in casa e magari la nostra scrivania diventa sia la postazione di lavoro che la postazione di svago, che poi purtroppo è stato uno svago molto 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 limitato, non potendo avere rapporti con i nostri amici. Io penso anche che la didattica a distanza sia stata efficiente nel magari piccoli gruppi, nei piccoli ambienti, negli istituti, ma a livello nazionale sia stata un po' carente e un po' piena di buchi, diciamo. Soprattutto per tutte quelle persone che si trovano ad abitare magari in collina o in dei posti in cui le infrastrutture non sono così efficienti come nel centro cittadino. Beh, poi c'erano anche problemi magari di famiglie con più figli e un solo computer in casa, e allora si doveva andare magari tramite il telefonino con insomma tutti i limiti del caso. Hai detto una cosa comunque molto importante, che questo ha portato anche a responsabilizzare i singoli studenti nel dire lascio da parte il telefonino, perché poteva essere un momento anche di chiacchierare con il compagno di banco virtuale per commentare la lezione. Invece è servita insomma una presa di coscienza della situazione da parte vostra. Esatto, diciamo, poi voglio dire, a mio parere nessuno sarà mai stato 6 ore davanti al computer senza prendere il telefono in mano, questo non dobbiamo metterlo in dubbio perché è una cosa utopica, però di sicuro è stata una cosa che ha portato a una responsabilizzazione verso gli studenti. Professore Saberio, è cambiato in qualche maniera anche il modo di insegnare in questi mesi, l'approccio mancando l'aspetto della fisicità all'interno della classe? Avete dovuto modificare anche il modo appunto di parlare tramite lo schermo e di insegnare gli argomenti della giornata? Sicuramente, cioè gli insegnanti un po' datati come me, sono abituati ad entrare in classe, a scrivere alla lavagna, e poi un conto è parlare con dei ragazzi che si hanno davanti e di cui si riesce ad intercettare lo sguardo, quindi tante volte basta soltanto uno sguardo per capire che non hanno capito e quindi è opportuno ripetere quello che si stava dicendo. Di fronte ad uno schermo tutto questo non accade. Diciamo che si è tentati di, come si dice nel linguaggio comune, andare avanti in maniera quasi compulsiva, perché tanto nessuno mi interrompe, tanto vado avanti. No,
Certamente, certamente è cambiato il nostro modo di cercare di immedesimarci nei ragazzi anche quando non si vedono le loro espressioni, anche quando non si vedono i loro sguardi. Questo secondo me è stato una lezione importantissima. Siccome io dico che a scuola mi piace insegnare, ma mi piace anche molto imparare, io ho imparato tante cose, a parte l'utilizzo degli strumenti e dei mezzi informatici, che sicuramente abbiamo imparato a fare cose tipo quella che stiamo facendo adesso, e questo già è un fatto, no? E poi appunto ho imparato ad immedesimarmi ancora di più nei ragazzi, proprio perché non li vedo, non li ho davanti, e questo non mi induce a fare due pagine in più, ma magari a ripetere due volte quello che stavo dicendo, no? Per cui io questo approccio, generalmente l'approccio catastrofista e conservatore, non mi piace niente, no? Questo atteggiamento per cui il passato è sempre il migliore dei mondi possibili e il presente e il futuro, oh guai, no, assolutamente. Sicuramente questa didattica apre scenari nuovi, magari anche scenari interlocutori, chissà, magari anche scenari potrebbero anche essere inquietanti, però è un'esperienza che vale la pena di avere vissuto e che io trovo sia stata estremamente formativa per me come insegnante. E le interrogazioni come sono andate? È un capitolo a parte. Vai tu, Milla, o vado io? Vai tu, vai tu. Beh, allora, intanto io vorrei aggiungere qualcosa, concordo in tutto quello che ha detto la collega, eh. È stato un grandissimo banco di prova anche per noi docenti. Intanto qua si sta scatenando una tempesta tropicale. Stavo dicendo, abbiamo dovuto ripensare il modo di insegnare, intanto ripensarlo in maniera visiva. Quindi abbiamo dovuto, ad esempio nel mio caso, io ho trasformato in PowerPoint tutte le spiegazioni. Questo ha comportato, chi non è nella scuola non può rendersi conto del lavoro supplementare che comporta questa preparazione del materiale per poter fare lezione a distanza in maniera efficace. Io questo lo vorrei sottolineare. E poi il problema grosso però è appunto la valutazione. E lì, come dire, bisogna fare un grandissimo lavoro di responsabilizzazione dei ragazzi, cioè capire che se barano danneggiano soltanto loro stessi, cioè che noi queste cose le abbiamo già imparate a nostro tempo, che loro studino veramente o che barino non cambia, come dire, la nostra vita, ma cambia la loro. E non so, se ci siamo riusciti. Le possibilità e le tentazioni erano molte, perché se un tempo si mettevano i bigliettini nell'astuccio, adesso io intorno alla webcam posso mettere tutti i post-it. Le possibilità sono sempre state infinite come le vie del Signore, anche durante la didattica tradizionale. Con la didattica a distanza si sono potenziate all'ennesima potenza, per l'appunto. Quindi l'unico veramente punto fermo è la responsabilizzazione di questi ragazzi, fargli capire che quello che perdono lo perderanno loro per sempre, perché quello che è perduto non si recupera. E quindi insomma, far sentire loro che è importante per loro stessi, ecco, al di là, come dire, del voto. Ida, adesso facciamo conto che non ci siano professori né in trasmissione né all'ascolto. Come sono andate queste interrogazioni, queste verifiche, questi compiti? Allora, io in realtà per le interrogazioni la mia classe ha sperimentato tutte le modalità, perché c'erano alcuni professori che mettevano i voti come se fossimo a scuola, c'erano alcuni professori che mettevano i voti, però li mettevano come se non contassero, però poi li facevano contare, c'erano alcuni professori che non mettevano proprio i voti, quindi già c'era questa... Io personalmente studiavo allo stesso modo per tutte le interrogazioni, perché... tanto, però c'è stata questa grande confusione come si valutano le interrogazioni durante la didattica a distanza, si valutano allo stesso modo che a scuola? Cioè, questa è stata un po' la reazione
Ma guarda che volevamo saperlo anche noi, sai. Ma infatti no, ma infatti non solo da parte nostra, penso proprio anche da parte dei professori, che non si capiva bene come si dovessero essere gestite, ognuno l'ha gestita un po' come reputava più consono. Poi sicuramente io e Luca siamo, essendo che abbiamo la maturità presto, non abbiamo probabilmente troppo pensato al barare, non barare, perché comunque, cioè, tanto se non l'avessimo studiato per tempo lo dovremmo studiare adesso, quindi io devo dire che non ho, cioè proprio onestamente, non ho copiato, barato un granché, cioè non dico che non ho mai tirato uno sguardo a qualcosa, però, però sicuramente ecco, quel fatto che avevo la che avrei avuto la maturità, non mi sono mai sentita di dire sì, questo non studio per niente e vabbè, leggo tutto, perché sennò poi è un lavoro in più che devo fare adesso, quindi questo sicuramente ha aiutato, credo. Sentiamo allora il tuo compagno di maturità, Luca, cosa anche tu hai agito con... lo stesso pensiero? Allora, sicuramente, diciamo, studiare in vista della votazione magari del giorno dopo non è stata così utile. Noi abbiamo studiato, penso, più in vista all'esame, a quella che sarà la maturità che avremo tra pochi giorni. Di sicuro non è lo stesso discorso per magari i ragazzi più piccoli, perché alla fine pensano, vabbè, ho tutta l'estate, al massimo mi riprendo questi argomenti durante l'estate, che poi è una cosa che probabilmente nessuno farà. Però a mio parere forse sulle interrogazioni e sulle votazioni avremmo dovuto puntare più magari su un ragionamento o comunque una costruzione personale di un argomento più che a l'informazione che ripeto a pappagallo fondamentalmente, perché almeno un professore può valutarla in un modo un po' più autentico, se così possiamo dire. Quindi un'elaborazione del concetto. Del concetto studiato, esatto, che poi è un po' quello che dovremmo fare alla maturità, perché fortunatamente abbiamo avuto anche voce in capitolo con i nostri professori sugli elaborati, ad esempio i famosi elaborati di matematica e fisica, il che ci ha potuto dare un po' quella spinta per dire ok, parlo di una cosa che alla fine rendo mia, più che una cosa che studio a pappagallo, che ovviamente non ha una grande utilità. E beh, quindi magari dava anche più soddisfazione. Francesco, invece, in prima, com'è andata, Francesco? Noi logicamente non abbiamo avuto la maturità, ma eravamo proprio l'esatto opposto, e forse è stato questo che ci ha anche portato a non imbrogliare, perché se magari non eravamo portati a dire... non imbroglio, studio, anche perché ho la maturità, siamo stati portati a dire no, non imbroglio, studio, perché sono in prima, cioè ci sono piene di cose nuove, e sì, però cioè, credo che anche lì sia una visione abbastanza utopica pensare che nessun alunno abbia mai, anche il più diligente, abbia mai sbirciato qualcosa durante un'interrogazione. Secondo me, io personalmente sono troppo pigro per copiare, nel senso che quando uno trova il tempo per condensare tutte le informazioni che deve sapere in dei post-it, attaccarli in modo che non rimangano sulla webcam, leggerli senza farsi vedere, a un certo punto penso, scrivo quelle stesse informazioni che avrei scritto sui post-it su un quaderno e poi ci do una letta prima di andare a dormire, magari è più efficace. Cioè, no, faccio prima studiare, anche... dice, allora. Si fa prima studiare a quel punto, cioè se hai fatto quella minima attenzione durante le video lezioni, fai prima studiare. E poi i professori comunque sono benissimo a conoscenza di tutti questi metodi, e quindi io credo che una persona si accorga quando un alunno sta leggendo o meno. Poi magari non lo dica, diciamo, è corretta e quindi non lo dice di fronte a tutti, perché non vuole nemmeno colpevolizzare così tanto il determinato alunno, però poi nella valutazione pesa questa cosa.
Il professoressa Rusponi stava intervenendo? Sì, cosa stava dicendo? Sì, perché volevo dire che se gli alunni hanno elaborato certe, come dire, abilità di sopravvivenza, anche i professori hanno elaborato delle abilità di sopravvivenza, per cui siamo diventati espertissimi nel calcolare la traiettoria dello sguardo. Se lo sguardo guardava veramente direttamente la webcam o se per caso, come dire, si spostava su un piano laterale. Naturalmente siamo perfettamente consapevoli dei limiti di questo mezzo, quindi certo, sì, le interrogazioni ovviamente puntano più sul ragionamento e sull'impostazione di un discorso che non sul mero concetto. Però, insomma, ci affidiamo, come dire, al loro senso di responsabilità, non possiamo fare altro. Ecco, intanto abbiamo toccato l'aspetto... Sì. Diceva, professoressa Berio? No, dicevo che io dico sempre ai miei alunni che non sono nata insegnante e sono stata alunna anch'io. E magari non il latino e il greco perché mi piacevano e li studiavo, ma per dire la matematica e la fisica, insomma, magari l'aiuto dell'amico, del compagno di banco non mi dispiaceva, no? Quindi alla fine si tratta di ritornare un po', di fare un bagno da parte di noi insegnanti, tornare ai tempi in cui eravamo anche noi tra i banchi e cercare di capire quello che i ragazzi possono, quello in cui i ragazzi potrebbero, tra virgolette, ingannarci. Ma come diceva la collega, bisogna far capire ai ragazzi, cioè il primo messaggio della scuola è quello di fare capire che studiano per loro stessi, non per il voto e non per la performance. In questo io credo che la DAD, usiamolo questo acronimo, anche se non mi piace, credo che la DAD abbia dato un aiuto, li ha responsabilizzati, ha fatto capire loro che possono benissimo ingannarci, molto più di quanto potrebbero fare in presenza, ma proprio questo, secondo me, li rende responsabili. Magari sono troppo ottimista, però vabbè, mi piace. Dobbiamo esserlo, Milla, se no non saremo degli insegnanti. Sì. Intanto vorrei abbiamo toccato l'aspetto... Sì, Luca. Posso aggiungere solo una cosa in risposta a quello che ha detto la professoressa Berio. Allora, di sicuro la DAD ci ha responsabilizzati, ma è anche vero che purtroppo, per quanto riguarda la mia esperienza da studente, in Italia c'è il classico sistema studio per il voto, perché abbiamo queste votazioni molto sistematiche, molto precise, che alla fine vanno a fare quella famosissima media matematica. Purtroppo è un sistema scolastico nazionale che, a mio parere, non è così efficiente per educare i ragazzi a studiare per se stessi più che per il voto. Ci sono altri paesi dove forse si dà un po' meno importanza, si danno un po' meno votazioni, ma si abitua lo studente a studiare proprio per se stesso o di rendere i concetti un po' più propri. Io sto facendo un discorso generale proprio sul sistema scolastico nazionale. Di sicuro, attraverso la didattica a distanza si sono viste un po' queste lacune. Eh beh sì, perché poi c'è il ruolo di formazione, il ruolo di, tra virgolette, selezione, però insomma, cioè di graduatoria, per poi uscire con una votazione. Volevo toccare l'aspetto dell'esame di maturità, che è già un po' emerso, e chiedere quindi alle nostre docenti che esame di maturità sarà e come sarà proprio organizzato concretamente. Chi mi risponde Milla. Per prima? Milla. Sì. Allora, sarà certamente un esame di maturità diverso, sarà un esame di maturità, mi spiace usare questo termine, possiamo dire mutilo, no? Manca la seconda prova, manca la prima prova, insomma è un esame di maturità emergenziale. È quello che si può fare. E quindi secondo me i ragazzi, anche attraverso la costruzione di questi percorsi che hanno studiato con i loro insegnanti, hanno sicuramente messo in ballo le loro conoscenze, le loro competenze in una maniera diversa rispetto alla classica prima e seconda prova.
però non credo che sia, come dire, tutto da buttare. Assolutamente. Ma come si svolgerà? Come si svolgerà? Si svolgerà in presenza, soltanto come una prova orale, come un colloquio, in cui i ragazzi esordiscono con un loro prodotto che discutono, e poi ci sarà una parte in cui viene proposto dalla commissione un brano del programma di italiano, dal quale poi possono spaziare e fare dei collegamenti. Un po' la traccia di quella vecchia cosa che si chiamava in maniera inappropriata tesina, ma che era un percorso di maturità. Io ritengo che sia giustissimo far fare anche in forma ridotta, no? L'esame di maturità è un'esperienza unica nella vita e di cui non bisogna, i ragazzi non devono essere privati, perché è una cosa della quale che non potranno più rifare. E quindi mentre un esame universitario, si può rifare in un altro modo, se ne fanno altri, la maturità si fa una volta sola. Io penso che a questi ragazzi mancherà l'ansia della maturità, perché rispetto a quella degli anni scorsi sicuramente la percepiscono come una prova un pochino più semplice, diciamo, no? Un pochino meno complessa, e questo farà sì che loro non possano ricordare, insomma, adesso siamo un po' patetici, no? Ma insomma, la notte prima degli esami, fa parte di un percorso di crescita che ci vuole, che ha segnato tutti noi e che purtroppo quest'anno sarà un pochino diversa, ma dipende da come i ragazzi prendono sul serio o meno sul serio questo esame. Io consiglio loro di prenderlo sul serio, perché è un'esperienza di vita che ricorderanno fino a che saranno vecchi come me. No, ma è una cosa sicuramente vera. Professoressa Rusponi, cosa dice? C'è tutta una mitologia sull'esame di maturità, che non a caso noi ci ostiniamo a chiamare esame di maturità, anche se la dicitura esatta sarebbe esame di Stato, ma volete mettere il fascino di un esame di maturità rispetto a un esame di Stato? Quindi è sicuramente un rito di passaggio in questa società in cui ce ne sono sempre meno. Era una delle poche cose che segnava, come dire, l'ingresso nell'età adulta, una sorta di presa di toga virile, diciamo così, che ci metteva nel mondo degli adulti. Nulla dopo sarà più come prima, perché con l'università c'è un modo di studiare diverso, un rapporto con i compagni e con i docenti molto diverso. E quindi io devo dire, quest'anno non ho quinte, ma mi dispiace molto per questi ragazzi di quinta che avranno questo ricordo, si spera, unico. Di questo esame di maturità, ma sicuramente io non so, ricordo l'emozione nei corridoi, gli abbracci, i pianti, tutta questa, come dire, fisicità ristretta, ecco, che naturalmente purtroppo verrà fatalmente a mancare. Ida, tu potrai dire: io sono una di quelle della maturità del 20, direi questo in futuro. Esame ti aspetti? Allora, intanto penso che la prossima persona che dice che quest'anno l'esame sarà più semplice tirerò uno schiaffo virtuale. No, nel senso, per niente in realtà, perché sì, per carità, ok, non facciamo gli scritti. A me sicuramente in realtà il tema avrebbe aiutato, quindi... Oddio, poi però la versione mi avrebbe tirato giù il voto, quindi se vogliamo dire che si compensano il fatto che non ne faccio l'uno nell'altro, possiamo. Però non è assolutamente... Mi sento di dissentire sul fatto che è più semplice, perché non è così, perché è molto complesso, ci sono un sacco di fasi che si devono incastrare l'una nell'altra, e non, secondo me non è stato organizzato bene dal ministero, perché cioè, ad esempio, ci sono tantissime cose che vogliono chiederci e pochissimo tempo per farlo, tanto che addirittura il nostro prof ha stabilito i tempi che ha ogni professore per farci domande, sono circa 4 minuti
a professore, il che è tipo pochissimo, perché ci sono troppe cose che sono andate a confluire in questo esame, perché vogliono fare una cosa che richiami la prima prova, una cosa che richiami la seconda prova, poi una cosa che richiami l'orale dove si reinseriscono le materie della prima e della seconda prova, poi vogliono parlare di cittadinanza e costituzione, ma l'attualizzazione del Covid, ma anche l'alternanza scuola-lavoro, cioè troppe cose per cui io mi devo preparare e... io l'ansia la sento come se avessi gli scritti da fare, non c'è assolutamente nessun problema sotto questo punto di vista. Non è vero che è più facile, anzi, è più stressante perché nessuno ha idea davvero di come funzioni. Cioè, noi abbiamo provato a fare una simulazione e alla fine una persona non aveva neanche finito e aveva già parlato un'ora e mezza, perché... nessuno sa come funziona quando ci si deve fermare, giusto farlo continuare, è sbagliato farlo continuare, perché l'esame così non è mai stato fatto, ovviamente. Quindi io questa è la mia... E beh, da lì si vedrà anche la maturità dei ragazzi, esatto. Riuscire a stare dietro a tutto questo. Luca, invece, che esame ti aspetti? Quali sono le tue sensazioni? Allora, le mie sensazioni su questo esame, per quanto riguarda l'amministrazione scolastica nazionale, penso sia stato uno dei più grandi flop della storia scolastica italiana. Per il semplice fatto che, giustamente, le professoresse hanno detto benissimo, la passione, gli amici, il gruppo della classe che si stringe in tutt'uno per aiutarsi nei corridoi durante la maturità, il viaggio di maturità... tutte cose che però comprendono lo stare insieme fisicamente. Queste cose vengono a mancare quest'anno. Di conseguenza abbiamo il mero esame di Stato mal organizzato, disinteressato anche per molti presidenti di commissione che stanno rinunciando, come abbiamo visto, a questo esame di Stato, e la difficoltà di noi studenti di adattarci a una condizione di boh, perché la risposta è boh alle domande sulla maturità. E una cosa che a me è dispiaciuta molto per quanto riguarda questo esame è il fatto che gli studenti non sono stati ascoltati dal Ministero. È vero, le firme che sono state fatte per le petizioni sono online, non hanno un valore legale perché non abbiamo dovuto compilare con il numero della nostra carta d'identità, ma almeno dare un po' un segno o farci ascoltare sarebbe stata una cosa carina da parte del Ministero, siccome ci troviamo in una democrazia. Di conseguenza l'Azzolina, andando contro anche politici presi di professori, ha fatto un po' di testa sua. Quindi mi aspetto un esame dove ci sia professionalità, di cui non dubito assolutamente da parte dei professori, ma anche la comprensione che ci stanno dimostrando, perché si parla anche di buonsenso. Luca, lo vedo bello caldo, me lo chiamerò come opinionista nei miei dibattiti politici perché mi accende bene gli ospiti. Francesco, tu sei... Sì, Ida. No, è perché forse Luca intendeva le petizioni fatte per fare l'esame solo online, intendevi quelle? No, io intendevo proprio l'annullamento dell'esame di Stato come hanno fatto altre nazioni, dell'Unione Europea, intendo, quindi non è che... Ok. No, perché... cioè, sull'annullamento dell'esame di Stato si può discutere. Personalmente io ho un'esperienza che vorrei vivere, cioè che sto vivendo, quindi... Però, non so, ci sono molte persone che hanno sperato che l'esame si facesse solo online. Io ero tra quelle perché c'avevo proprio l'ansia di, sarà tutto pulito, giusto, non lo so. Ma noi abbiamo fatto una simulazione online ed è terribile, e dopo aver fatto questa simulazione sono davvero felice che facciamo l'esame a scuola, perché... ingestibile online, ingestibile, quindi concordo. Meno male che lo facciamo a scuola alla fine. Francesco, sì. Tu sei bello tranquillo, hai finito. Vabbè, sì, io non posso logicamente parlare di maturità, però posso, volendo, diciamo, prendere come esempio mio cugino, che è un anno più piccolo di me, e proprio 3 giorni fa ha esposto la sua tesina all'esame di terza media, e mi sono reso conto, da come ne parlava, che non c'era l'emozione con cui ne parlavo io alla fine. Non è stata la stessa cosa, non ci sono stati i tuoi amici che ti dicono oh bravo, oppure oh andrà meglio la prossima volta quando esci, non ci sono stati quelli che ti rassicuravano prima dell'ingresso, non c'è stato niente di tutto questo, quindi
come diceva secondo me giustamente Luca, non è affatto la stessa cosa, non può esserlo. Vabbè, manca sicuramente l'emozione del momento, il brivido, come dicevi, anche la compagnia, la spalla del compagno di banco che magari ti chiede cosa ti hanno chiesto subito appena esci, insomma, tutte cose che abbiamo vissuto. Un'ultima domanda, poi andiamo a chiudere e partiamo dalle nostre due professoresse. Cosa salviamo da questa esperienza che potrà essere mantenuta in futuro? Tra l'altro il liceo Vieux-Seux è molto ben organizzato anche a livello di internet, con un proprio sito, insomma, è attivo su più fronti. Cosa salvare, cosa mantenere in futuro e poi come dobbiamo sperare del prossimo anno scolastico? C'è ancora un dibattito politico in atto, plexiglass, slipper, plexiglass, no, distanze, eccetera, eccetera. Insomma, cosa vi aspettate? Professore Saberio. Dunque, io salverei intanto le competenze digitali che i ragazzi hanno messo in atto, e mi piace ricordare che molti nostri alunni si sono prodotti anche in attività non propriamente curricolari, hanno prodotto dei video, hanno fatto dei monologhi teatrali, quindi sicuramente le competenze digitali le salviamo, salvo anche, come dicevo prima, lo ribadisco, lo stimolo del senso di responsabilità, che sicuramente, magari non c'è stato in tutti, però in alcuni è stato molto forte ed apprezzabile, percepito da tutti noi insegnanti. Per quanto riguarda il prossimo anno, io non ho le competenze per poter dire che cosa bisogna fare. Certo, io vorrei tornare a scuola, vorrei tornare con i miei alunni, vorrei tornare ad entrare in classe veramente, vorrei tornare anche a sgridarli perché non stanno attenti e perché uno chiacchiera col compagno di banco. Tutte cose che in questi mesi di didattica a distanza non abbiamo fatto, e uno mi potrebbe dire, vabbè, è tempo che non perdi. No, io vorrei tornare alla didattica in presenza. Certamente ci sono dei problemi seri di cui tenere conto, e mi auguro che chi si deve occupare di tutto questo riesca a mettere insieme le esigenze di sicurezza con le esigenze di formazione, perché non dimentichiamoci, la scuola è la base di tutto. Perché se non ci fosse la scuola non ci potrebbero essere tutte le figure professionali che adesso si occupano della scuola. Quindi forse io mi aspetto, sarò ancora una volta una sognatrice, mi aspetto che questa lezione ci abbia insegnato anche ad occuparci un pochino di più e soprattutto un po' meglio di istruzione, più di quanto non si sia fatto in passato. Passiamo alla professoressa Rusponi. Sì, concordo con tutto quello che ha detto Milla. Se io dovessi salvare una cosa di questa esperienza, salverei la parola resilienza. Questo è stato quello che ci siamo trovati a sperimentare, cioè dare il colpo di reni, no? Cioè di fronte ad una difficoltà inaspettata e apparentemente insormontabile, aver avuto la forza di dare questo colpo di reni e aver avuto, come dire, lo spunto per trasformare un impedimento in un'opportunità. Ecco, e questo lo vorrei tenere. E questo ha dato modo proprio a noi docenti, al dirigente scolastico, ai nostri alunni, per certi versi di rifiorire. Abbiamo tre blog diversi, con interventi dei docenti, uno con gli interventi degli alunni e uno con gli interventi del dirigente scolastico. E questo sarà il nostro album dei ricordi, per certi versi, e ci ha, come dire, spinto ad aprire la scuola, a lasciare un'eredità di questa didattica a distanza, ad aprire la scuola al mondo. La scuola è diventata una scuola di vetro, perché pensate un attimino, no? Anche i genitori hanno potuto vedere come noi insegniamo, perché erano spazi condivisi, quindi la scuola da edificio chiuso è diventata una scatola di vetro, e col pro e contro, e naturalmente noi, insomma,
ci teniamo a, come dire, ad aprirci. La scuola è sempre, dovrebbe essere sempre un'agenzia educativa che è aperta anche al territorio, una comunità, non soltanto ai suoi studenti. E questo noi abbiamo cercato di farlo. La seconda cosa che vorrei tenere è a livello, come dire, istituzionale, a livello alto, e cioè che questa scuola pubblica, che ha delle eccellenze, sicuramente che è malandata, perché sono decenni che governi di qualsiasi colore la usano come una specie di bancomat per risparmiare sulle varie finanziarie, quindi non faccio un discorso politico, è assolutamente bipartisan questo atteggiamento, purtroppo. Ci si è forse resi conto che questa scuola pubblica così bistrattata, così maltrattata, ha comunque delle risorse e su cui merita forse contare e investire un pochettino di più. Risorse umane poi importantissime. Ida, passato l'esame, cosa ti aspetta il prossimo anno? Quali sono i tuoi progetti futuri di studio? E io l'anno prossimo mi iscriverò a Beni Culturali, e diciamo che a Firenze, e diciamo che io spero tanto di riuscire a vivere l'esperienza universitaria all'università e non da camera mia, perché ad esempio già alcuni miei compagni di classe che andranno a studiare a Torino sanno già che a Torino l'anno prossimo, non all'inizio dell'anno almeno, non ci saranno le lezioni in sede, ma saranno le lezioni via internet. Quindi io spero proprio che non sia il mio caso, perché terminare l'esperienza del liceo via internet è già stato abbastanza terribile, proprio anche iniziare l'esperienza universitaria preferirei di no, però comunque non si può sapere. Per carità, poi la salute viene prima di tutto, quindi speriamo bene. Ecco, questo è quello che mi sento di dire. È un po' un mistero, cioè non si sa dove saremo fra 3 mesi. Nessuno lo può sapere, ed ammette anche un po' di ansia questa situazione di inconsapevolezza forzata. Beh, intanto andrai in una città bellissima, perfetta peraltro per il percorso che hai scelto. E Luca... A parte venire a fare l'opinionista nelle mie trasmissioni, quali sono i tuoi progetti? Il mio progetto principale è quello di iscrivermi al Conservatorio Paganini di Genova, indirizzo composizione di musica elettronica, per seguire un po' una mia passione, che effettivamente si distacca dal liceo, ma grazie al liceo comunque posso dire di avere una preparazione abbastanza universale che, in caso dovessi cambiare idea, mi supporterà sicuramente. Una cosa che mi auguro, come ha detto Ida, è di poter accedere all'università fisicamente, ma più per un discorso di avventura, un discorso di cambiamento personale, per poter trasferirmi finalmente e vivere la maturità per quella che veramente è, e non più un esame di Stato. Beh, avete scelto veramente due strade molto, molto belle e molto interessanti. Francesco, grazie, invece, ti ritroveremo al liceo il prossimo anno scolastico. Che classe ti aspetti, insomma, tra plexiglass, mascherine, banchi distanziati? Non so davvero cosa aspettarmi, so in cosa sperare. Spero di poter tornare a entrare in classe, vedere tutti i miei compagni. Spero di poter tornare a uscire da scuola, che sono già pronto da 35 minuti perché so che devo fare un chilometro in meno 30 secondi per riuscire a prendere l'autobus. Spero di ritornare a fare quello che era diventata oramai la mia vita per questo primo pezzo di anno. E realisticamente... Forse l'idea che mi sembra più probabile è stata quella che ho letto qualche giorno fa, ma di cui non sono assolutamente sicuro, secondo la quale si potrebbe rientrare, diciamo, a metà-metà, quindi metà classe che va e la professoressa comunque si ha di fronte un computer in cui parla, dal quale si fa vedere, e l'altra metà classe segue da casa. E non lo so, realisticamente mi sembra forse una delle opzioni più plausibili. Sembra di parlare di film di fantascienza, però veramente da quello che è successo negli ultimi mesi possiamo
aspettarci di tutto, insomma, vedremo. Io volevo allora ringraziare tutti i nostri ospiti. Un grande in bocca al lupo a Ida e Luca, vivetevi questa esperienza perché, come è stato detto, ve la ricorderete per sempre, pur se sarà un po' diversa da quella che tutti noi abbiamo vissuto. Francesco, in bocca al lupo anche a te, e ti aspettano gli anni bellissimi, perché gli anni del liceo sono quelli che uno si ricorderà sempre. E alle nostre due professoresse, che dire, un grande grazie e un abbraccio per tutto quello che la scuola ha rappresentato in questo momento difficile. È stata è tornata ad essere presa in considerazione, fortunatamente, e dovrà essere valorizzata, come dicevamo, sempre di più. Quindi anche a voi va idealmente l'abbraccio di tutti. Grazie. Buon lavoro. Grazie ai mille. Nostri ascoltatori per il sempre cordiale ascolto. La puntata serale di Due Ciapetti con Federico, come sempre, torna martedì prossimo, ma tutti i giorni ci rivediamo con le nostre clip e le nostre interviste. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.